Siamo arrivati alla puntata numero 143 e oggi si tratta di un appuntamento speciale perché vogliamo dedicare la puntata allo smaltimento dei rifiuti, ma nella sua accezione positiva, cioè smaltimento come valorizzazione dei rifiuti stessi, come riciclo, come un rifiuto, anziché essere buttato, proprio il termine pratico, va poi riciclato e trasformato e riutilizzato nella maniera migliore. E per parlare di questo argomento piuttosto delicato e anche importante, abbiamo il piacere di avere ospite della nostra trasmissione Gianfranco Consiglio, che è il direttore tecnico di Ecomac Smaltimenti, appunto, e che andiamo come sempre ad accogliere con un sorriso e una stretta di mano nell'angolo dedicato alla nostra trasmissione. Ciao, Gianfranco, salvo, grazie di essere venuto per la prima volta in trasmissione, grazie ovviamente a Ecomac che insomma ci sostiene oggi e ci sostiene con grande piacere, perché noi vogliamo raccontare ai nostri telespettatori che cos'è Ecomac. Io qui ho un bigliettino da visita suo che lui mi ha dato, no? Tempo fa quando ci siamo conosciuti. Ecomac Smaltimenti, Gianfranco Consiglio, 393, no questo no, questo evitiamo. Beh, sarebbe forse il caso di dare il tuo cellulare, insomma, anche se la mia è solo una battuta, perché fate qualcosa di veramente importante. Ce lo spieghi tu esattamente cosa? Sì, allora, Ecomac Smaltimenti è una piattaforma ecologica. Una piattaforma ecologica vuol dire un impianto che si occupa di ricevere i rifiuti speciali non pericolosi ed avviarli al recupero. Quindi è una piattaforma che svolge servizi diciamo per due grandi categorie di utenti. La prima può essere classificata come aziende, imprese di produzione di qualsiasi tipo, commercianti, artigiani. Quindi privati. Sì, diciamo possessori di partita IVA. Poi magari sui privati facciamo un inciso perché ci sono delle differenze proprio da sottolineare. Quindi c'è questa prima categoria di utenti che sono, come ho detto prima, raggruppate in aziende, commercianti, liberi professionisti e artigiani. Vengono offerti a questa categoria di utente una serie di servizi che diciamo noi chiamiamo dire esterni alla piattaforma. Sono dei servizi che vanno dal noleggio delle casse, dei cassoni scarrabili, contenitori di qualsiasi tipo per la raccolta proprio dei rifiuti differenziati. Prevedono una mini raccolta ove è necessario farla, e quindi dei servizi di trasporto con ritiro del rifiuto e il conferimento presso la piattaforma. Questa diciamo è la prima parte, quindi servizi esterni alla piattaforma che si rivolgono ai possessori di partita IVA. Chiunque oggi nella propria attività produce dei rifiuti. È norma, c'è una normativa ben precisa che ognuno deve osservare, e quindi deve dare evidenza di un corretto smaltimento. Quindi per rispettare la legge tutte quelle categorie che ho detto prima devono avere dei contratti per il conferimento dei rifiuti prodotti da loro durante le loro attività. Ci sono anche i comuni, e questa è la cosa più importante. I comuni praticamente... Diciamo quali sono intanto, Gianfranco, perché non tutti i comuni della provincia di Siracusa sono tra virgolette clienti, chiamiamoli così, di Ecomac. No. Attualmente diciamo, le amministrazioni che collaborano con noi, quindi hanno stipulato convenzioni, sono il comune di Siracusa, il comune di Floridia, Palazzolo, Melilli, Priolo Gargallo, Avola e Noto. E Augusta solo per una frazione, ritiriamo solo il legno ad Augusta, siamo diciamo, in questa fase adesso. E tutti gli altri perché non sono ancora... E tutti gli altri ci stiamo lavorando, abbiamo fatto delle proposte, hanno delle piattaforme di riferimento attualmente. Noi cerchiamo diciamo, di evidenziare la qualità del servizio che offriamo, perché di piattaforme ce n'è diverse, ma la vera differenza è il risultato che la piattaforma produce a vantaggio dell'amministrazione, perché paga dei servizi l'amministrazione. Riallacciandomi al discorso di prima, le amministrazioni fanno parte di un'altra categoria di utenti. Alle amministrazioni vengono offerti servizi diversi, quindi servizi interni alla piattaforma, che vengono diciamo, denominati servizi di valorizzazione del rifiuto.
diciamo per spiegare un po' meglio. Diciamo anche che le amministrazioni risparmiano soldi effettuando questo tipo di Non servizio. solo risparmiano soldi, li guadagnano soprattutto, perché le amministrazioni, che stipulano delle convenzioni col circuito CONAI, quindi con tutti i consorzi di filiera, che fanno capo tutti al CONAI, hanno bisogno di una piattaforma di conferimento, proprio diciamo prevista nell'allegato tecnico, dei consorzi stessi. La piattaforma di riferimento deve svolgere dei servizi di valorizzazione, nel senso ricevere il rifiuto, fare delle operazioni di selezione e cernita e pressatura, e mettere a disposizione dei consorzi per conto dei comuni il rifiuto già processato. Il consorzio si occuperà del ritiro, delle analisi qualitative e in funzione dell'analisi qualitativa verrà assegnato un contributo al comune, che è una sorta di tabella di corrispettivi. Quindi ai comuni conviene andare a smaltire in quella Ai piattaforma? comuni conviene sicuramente, diciamo che sono due i motivi perché i comuni hanno bisogno di fare la raccolta differenziata. Uno è un motivo normativo, bisogna adeguarsi alle leggi e raggiungere le percentuali minime dettate prima dalla Comunità Europea, recepite dall'Italia e diciamo sottolineate ancora di più dalla Regione Sicilia. E due, perché effettivamente produce un gran vantaggio che viene direttamente ribaltato sui cittadini. Salvo, diciamo, oggi il discorso della tassa sui rifiuti è interamente a carico dei cittadini, non è più come una volta. Prima la Regione Sicilia interveniva per circa il 50% della spesa, il resto era ribaltato dai comuni ai cittadini. Oggi il 100% del costo di questa attività viene ribaltata tutta sui cittadini. Quindi, diciamo, si capisce bene che evitando, il conferimento in discarica si risparmia quella quota che viene inviata in discarica e si ha il vantaggio che quella quantità viene inviata ai consorzi di filiera, quindi recuperata interamente e produce un incasso per il comune. Ho un vantaggio doppio, non pago la discarica, ma incasso una premialità. Cerchiamo ora, beh, questa diciamo come dire è la parte tecnica, cerchiamo di far capire ai nostri telespettatori, perché anche se non è un luogo Ecomac dove vanno a scaricare i cittadini, come hai spiegato bene tu, però è importante che l'opinione pubblica sappia di che cosa si tratta. Noi siamo andati a trovarli con i nostri operatori di ripresa, abbiamo fatto appunto delle immagini molto belle che prego la regia di mandare in onda, dove ci sono tutti i passaggi, da quando arriva il camion a scaricare i rifiuti, che poi insomma vengono, Sì, esatto. ci sono delle varie fasi, vengono lavorati, c'è una prima fase di distinguere ciò che va scaricato, ciò che va messo da parte, perché a volte arrivano dei carichi di rifiuti sporchi, chiamiamoli così, e quindi voi dovete anche pulire prima di poi accatastarli nella plastica, nel vetro, nel cartone pregiato, eccetera. Di qualcosa ho imparato a Sì. stare diversi giorni con voi, come si vede. Ci descrivi tu brevemente, Gianfranco, come avviene tutta la fase? Allora, il processo è molto semplice. Come dicevo prima, sono questi i servizi dedicati alle amministrazioni. Quindi mancano i servizi esterni, si utilizzano i servizi interni di piattaforma. Cosa vuol dire? Le amministrazioni si occupano direttamente o indirettamente della raccolta e del trasporto del rifiuto differenziato, lo conferiscono in impianto, quindi c'è un ingresso di un automezzo, una verifica documentale, abbiamo l'onere di controllare le autorizzazioni, il numero di targa, se può trasportare quel rifiuto, eccetera. Quindi una prima verifica in ingresso, una pesatura con un bilico certificato e uno scarico del rifiuto. Per tipologia di rifiuto, ovviamente l'operatore indicherà le aree di scarico. A scarico effettuato, il camion torna, viene fatta la pesata d'uscita, viene consegnato uno scontrino che dà proprio il peso del rifiuto scaricato, viene segnato sul formulario di identificazione dei rifiuti. Ovviamente ne approfitto per dire che è un tema dove tutti i flussi sono perfettamente tracciati. Noi sappiamo sempre il rifiuto che è entrato in quel giorno con quella particolarità di quel produttore
che percorso ha fatto e che tipo di avvio al recupero è stato identificato. Quindi dopo questa prima fase, il rifiuto scaricato, viene fatta una prima analisi, diciamo, qualitativa, visiva. Spesso sono io insieme a qualche collaboratore che facciamo una verifica visiva per verificare se ci sono, diciamo, degli errori più o meno grossi. Degli errori nel conferimento, perché se è plastica deve Esatto. essere solo plastica, e Degli poi insomma ci errori. sono varie tipologie. Ho imparato che insomma le buste del latte fanno parte del cartone, se non Sì, sbaglio, per e non della convenzione, plastica. Insomma, per convenzione. non tutti i cittadini, bisognerebbe veramente educare i cittadini innanzitutto a saper fare la raccolta differenziata. È già un problema, Gianfranco, fare la raccolta differenziata in questa città. Se poi vogliamo spiegare ai cittadini che il cartone non è plastica, quello del latte, le cose. È un Un po' che poliaccoppiato, un ecco, se, poliaccoppiato, sì, cioè, diciamo ha entriamo, meno male che ci siete voi, tre meno male che ci siete materiali voi. prevalenti, diciamo viene denominato Tetrapack, Sì, anche Tetra se Tetrapack è proprio il nome dell'azienda che produce quel tipo di imballaggio. In effetti è un imballaggio poliaccoppiato, ha tre materiali prevalenti, plastica, alluminio e cartone, ed è normalmente il brick del latte, diciamo, per essere... Insomma, voi fate allora tutta questa scelta Facciamo una oculata, separazione, separazione. asportiamo le frazioni estranee, che sono quelle che contribuiscono, diciamo, ad inquinare il lavoro finale. Beh, per esempio nel legno cosa può essere? I chiodi o altra roba? Ho visto anche del vetro buttato lì con i rifiuti in legno. Quello può capitare ad esempio, quando svolgiamo dei servizi per delle imprese edili. In fase di smantellamento cantiere, noi abbiamo tutti i codici per poter ritirare tutti i rifiuti non pericolosi delle imprese edili, ma ad esempio quando devono smontare delle finestre in legno piuttosto che delle porte, il rifiuto viene identificato col codice del legno perché è il materiale prevalente, quindi la normativa dice questo, però è chiaro che ci possono essere dei materiali che fanno parte del prodotto stesso. Certo. La porta è chiaro che arriva con la cerniera piuttosto che con la serratura, la finestra può arrivare con il vetro, è compito della piattaforma fare una selezione cernita e consegnare invece al riciclatore finale individuato dal consorzio il rifiuto così come previsto dai vari allegati tecnici. Insomma, fatta la separazione e poi imballato, viene imballato il materiale, Sì. ognuno con la sua categoria, viene quindi valorizzato come? Dove va Allora, spedito? la valorizzazione, consiste proprio nel processo precedente, selezione e cernita, quindi seleziono il materiale, asporto le frazioni estranee, tutto quello che non deve andare, ad esempio, negli imballaggi, e questo vuol dire valorizzare quel rifiuto. È entrato tal quale, abbiamo fatto delle operazioni ed è stato valorizzato, vuol dire che corrisponde ad un valore ben preciso, come dicevo prima. C'è una tabella di corrispettivi che i vari consorzi, mettono a disposizione dei convenzionati, quindi dei comuni, dove, raggiungendo delle fasce di qualità si hanno delle premialità. Ne approfitto per dire che tutte le amministrazioni che sono con noi oggi sono tutte in prima fascia D'eccellenza, d'eccellenza sì, questo ed l'ho è una cosa notato. Certo, importante ed certo. è questo il vero senso dell'esistenza di una piattaforma. È questo il lavoro che deve I fare. rifiuti dove vanno a finire? I rifiuti vanno a Diventano un valore finire, a quel punto, un valore anche certo, economico. diventano un valore economico anche consistente. Considera che la piattaforma ecologica è un avamposto per i rifiuti, è, diciamo, il primo posto dove vengono conferiti tal quale. Da lì considero come, diciamo, un punto di snodo, un hub. Da lì per tipologia di rifiuto vanno conferiti a impianti più spinti che fanno le lavorazioni successive fino a chiudere proprio il riciclo e la Il filiera totale. riciclo. Il riciclo mi ricorda un slogan che voi lanciate insieme, riciclo aperto. Riciclo Prima aperto. di mandare in onda i contatti, spieghiamo brevemente cos'è questa cosa e perché. Ecomac fa parte di Comieco. Sì. Siamo una piattaforma Sì, convenzionata con Comieco, Comieco. come possiamo definirla, la più grande, la più importante azienda nazionale di smaltimento Allora, rifiuti. Comieco no, non è un'azienda, è sempre un Un consorzio del consorzio. circuito CONAI, diciamo che è un'organizzazione, vera e propria, di gestione, non produce nulla.
È un'organizzazione che si occupa proprio di controllare tutta la filiera dei rifiuti a base cellulosica, dal momento della raccolta fino al prodotto finito. Quindi segue tutto il circuito, la raccolta, il conferimento in piattaforma, il conferimento dalla piattaforma alla cartiera e l'ultimo passaggio dalla cartiera alla cartotecnica per ridare nuova vita al È il prodotto. vostro controllore positivo, diciamo così. Beh, diciamo Comieco è una struttura molto importante, come gli altri consorzi di filiera, devo dire. Comieco si interessa, come ho detto prima, dei rifiuti a base cellulosica e in questo momento si sta impegnando molto con delle campagne di informazione. Tra l'altro sta intensificando molto la sua attività proprio in Sicilia. Diciamo che siamo in una regione che ha bisogno di Certo. particolari attenzioni. Comieco ha captato l'esigenza ed ha rinforzato anche proprio la struttura organizzativa in Sicilia. Oggi ci sono tre referenti, prima ce n'era uno solo. E perché? Perché si cerca di arrivare a quei quantitativi minimi che la media nazionale produce. Produce. Siamo ancora un po' indietro. Siamo ancora un po' indietro. Se guardiamo proprio la carta e il cartone, oggi diciamo Siracusa a livello pro capite, se vogliamo fare un minimo di statistica, ogni cittadino siracusano raccoglie circa 10 kg all'anno di carta e cartone. All'anno, La sottolineiamolo, media all'anno. nazionale è di circa 50 kg. Noi Quindi. siamo ad una percentuale che si aggira intorno al 10%. Oggi diciamo i limiti sono quelli Evidenti, del perché 10 kg con 65, 50, insomma. però devo dire che siamo messi bene. Ho molta fiducia, Salvo, perché io personalmente interagisco proprio con gli enti. Fra i miei compiti c'è quello proprio di tenere i contatti con gli enti e quindi seguirli in tutte le fasi. Devo dire che i comuni che ho elencato prima mostrano grande competenza e sensibilità. Infatti ne approfitto proprio per fare un ringraziamento ai sindaci dei comuni che ho elencato prima e ai dirigenti del settore ambiente, perché effettivamente se oggi noi abbiamo raggiunto questi E anche risultati grazie a è loro. anche grazie a Beh, è anche loro. un appello ai comuni che ancora sono in ritardo da questo punto di vista. Mandiamo in onda i contatti, ma prima di mandare in onda i contatti, io te la devo fare questa domanda personale. Esatto, dimmi tu. Ma ci vuole veramente passione per fare il tuo lavoro e credo che tu ne abbia veramente tanta. Ti Sì, ho visto all'opera, ne hai veramente tanta. Ci diciamo credi e che con passione e trasporto perché è un lavoro abbastanza complesso. io direi che ci vuole vocazione vera e propria. È un lavoro che devi sentire in qualche modo, quindi ovviamente non trascurando l'aspetto economico e degli utili che ovviamente ci deve Ci devono essere essere, ed è certo. primario. Però per fare determinate attività e mettere in campo delle energie, perché diciamo facciamo anche molto altro, facciamo dei progetti di comunicazione, dove lì diciamo gli utili, quando ci sono veramente irrisori, ma tutte queste attività vengono fatte perché c'è una vera vocazione, fa parte anche dell'esperienza che abbiamo maturato negli anni. Io ho fatto attività diverse, ma sono comunque sempre legate al mondo dell'ambiente, quindi c'è qualcosa che ci spinge veramente Perché di dalla. questo poi stiamo parlando, di ambiente, di come Sì, migliorare sempre di più il certo. nostro ambiente. Come di consueto, linea alla regia per mandare in onda i contatti della trasmissione con il numero telefonico della redazione, l'indirizzo di posta elettronica, l'indirizzo email personale che vedete in sovraimpressione, ai quali potete rivolgervi oggi più che mai per poter formulare, beh, come sempre, le vostre critiche, purché siano costruttive a questa puntata, ma anche informarvi ancora di più come deve veramente avvenire lo smaltimento dei rifiuti intelligente e per poter essere poi valorizzato. Torniamo da Gianfranco Consiglio e chiudiamo in bellezza con una cosa che mi è piaciuta molto, che ho seguito personalmente con i colleghi di Tris.
insomma, le scuole si sono aperte, sono venute da voi, sono state delle giornate intense, anche qui abbiamo delle immagini belle da far vedere, il cosiddetto riciclo aperto, l'educazione allo smaltimento, ho visto i bambini separare la carta dal foglio di alluminio, eccetera, questo dove lo metto, magari fosse sempre così. Sì, Salvo, sono attività molto importanti che fanno parte, come dicevo prima, dell'ambito della comunicazione. Riciclo aperto è, anche se il primo anno che viene fatto a Siracusa, diciamo è 15 anni, è la quindicesima edizione che si fa. È organizzato interamente da Comieco e viene fatto in tutta Italia. È un momento, per avvicinare le scuole agli impianti e far capire, fatto toccare con mano qual è il riciclo dei rifiuti a base cellulosica. È un momento in cui l'impianto si fa scuola, l'impianto apre le porte finalmente al pubblico, è una manifestazione, come abbiamo detto prima, dedicata soprattutto alle scuole e quindi spieghiamo e facciamo toccare con mano quali sono le varie fasi che il rifiuto, diciamo, subisce fino alla fine e diventare di nuovo un nuovo prodotto, quindi dare una seconda vita ad un rifiuto. Beh, insomma, noi le porte le abbiamo trovate aperte in Ecomac, che siamo, così mi dire, sempre vogliosi di venirvi a trovare perché fate un lavoro che è assolutamente di pubblica utilità e valorizzare un rifiuto credo che sia una cosa veramente fantastica, nobile, soprattutto in una società come questa dove, insomma, anche educare i cittadini a certe regole, insomma, È non è importante. male, è molto importante. Grazie Gianfranco, grazie a Gianfranco Consiglio, che appunto è il direttore tecnico di Ecomac Smaltimenti. Sì. Grazie Grazie di essere venuto, ma noi torniamo, vogliamo a raccontare voi. ancora tante, tante altre cose. A disposizione. Grazie a Gianfranco Consiglio e grazie a voi telespettatori che ci avete seguito come sempre, ai quali do appuntamento a sabato prossimo per un'altra puntata di Punto e a Capo. Arrivederci e a risentirci.